Bravissimi, veramente un grande onore averli avuti al Principe Azzurro. Adesso è arrivato il momento di premiare chi ha telefonato e votato per i nostri ragazzi. È il qualcosa di azzurro. Dovrei avere al telefono, pronto? La signora Angela Fasciglione di Roma? Di Roma, sì. Buonasera signora Angela. Allora, lei... Grazie per la trasmissione. Grazie, molto gentile. Senta, sa che il qualcosa di azzurro vale 30 milioni? Sì. Allora, mi sa dire che cos'è il qualcosa di azzurro? Dunque, io dico il pappagallo. Ah, mi dispiace, non è il pappagallo, ma resti in linea perché, come sa, ci può essere un bel regalo. Ciao, Raffaella. Ciao, Angela, ciao, ciao. Seconda telefonata, la signora Giovanna Uva di Foggia, credo. Pronto? Sì. Signora Giovanna? Sì, chi parla? Sono Raffaella, buongiorno. Anzi, no, buonasera. Perché... Raffaella, la sento così lontano. È perché io sono a Roma e lei a Foggia. No, scherzo, forse sarà la linea. Senta, signora Giovanna. Mi dica. Che cos'è il qualcosa di azzurro che vale 30 milioni? Raffaella, di azzurri ce ne sono tanti. Ah, questo io è vero. Vedo molto la trasmissione. Però quello che mi ha colpito di più, sì, sono gli occhi del cavallo. Gli occhi del cavallo? Quanti anni ha lei, signora? Io ho 76 anni. 76 anni? Sì. Signora Giovanna? Mi dica. Senta, è seduta? Mi dica. Lei è seduta? Sì, sì. Ha vinto 30 milioni. Pronto? Sì. È contenta? Almeno penso di sì, Raffaella, se è vero. È verissimo, ha vinto 30 milioni, ma come, le abbiamo fatto un applauso, lo stacco musicale. Sì, ho sentito, ma siccome... Non sapevo, ecco. Lei non sapeva, ma glielo dico io. Da oggi lei è milionaria, non è che... Io la ringrazio. Niente, è stata lei bravissima a scoprirlo. La ringrazio di avere... Lei ha detto giusto. Lei ha detto giusto. Sto sempre vicino al televisore. Le faccio molti auguri e arrivederci. Grazie, Raffaella. Arrivederci, arrivederci. E il qualcosa di azzurro ricomincia da 10 milioni. Grazie, Maria Luisa. Io mi avvicino invece...